Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. La Protezione Civile Nazionale ha diramato infatti il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio italiano per la giornata di ieri. Si segnalano 11.629 contagi, 299 persone decedute e 10.855 persone guarite nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 216.211 per un tasso di positività in leggera risalita del più 0,5%. 7%, attestandosi al 5,4% rispetto alla giornata precedente. Aumentano di 14 persone invece gli ingressi in terapia intensiva, mentre scendono di 94 quelli ricoverati nei reparti ordinari. L'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino coronavirus per la giornata di domenica 24 gennaio. Su 16.219 test processati, di cui 2.156 antigenici, sono emersi 1.069 positivi, di cui 914 asintomatici e 51 sintomatici, per un tasso di incidenza del 6,9%. Il numero di guariti giornaliero è di 525, mentre i decessi sono 12, 9 vittime nelle ultime 72 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzati solo nella giornata di ieri. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 114 su 3.160 posti di degenza ordinaria, 1448. Nella lotta al coronavirus, visti i recenti ritardi alla fornitura di vaccini, giunge direttamente da Pfizer una buona notizia: i colleghi di Sky TG24 hanno contattato la società americana, che ha confermato che dalla prossima settimana la fornitura del vaccino tornerà a pieno regime. È stato inoltre specificato che con la decisione del governo di somministrare 6 dosi da ogni singola fiala, l'azienda ha ridotto il numero di fiale, ma non di dosi, che resta quindi invariato. Si sarebbe trattato insomma di un fraintendimento nel conteggio delle dosi, che è diverso da quello delle fiale. Il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto a Domenica In su Rai 1 per parlare della situazione vaccini. Le riduzioni che sono state comunicate da Pfizer e da AstraZeneca faranno slittare di circa 4 settimane i tempi relativi alla vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per tutta la popolazione. Le dosi a nostra disposizione verranno prevalentemente utilizzate per il richiamo, dunque si parla degli operatori sanitari. Questi ritardi stanno colpendo tutta l'Europa, mi auguro vengano colmati quanto prima. A seguito di una settimana per errore in zona rossa, è partita una vera e propria querela tra la Regione Lombardia e il governo italiano. Il governatore Fontana, supportato anche da Letizia Moratti, ha confermato che l'errore è giunto da Roma e sono partite le attività per chiedere il risarcimento, ma dalla cabina di regia Silvio Brusaferro ha riportato per le rime ha risposto per le rime in un'intervista alla Repubblica. Inaccettabili queste polemiche, hanno modificato i dati, mandato un'email chiedendo il ricalcolo dell'indice RT della settimana precedente. I sistemi di calcolo sono gli stessi da 36 settimane ad oggi. Prima delle firme delle ordinanze, i dati vengono sempre inviati alle regioni, ma prima del 20 gennaio non è giunta alcuna chiamata e richiesta di chiarimenti dalla Regione Lombardia. Non ci sarebbe stato alcun problema a rifare i calcoli. Il cardinale Crescenzio Sepe, 78 anni e originario di Carinaro, è ricoverato all'ospedale Cutugno di Napoli per una polmonite bilaterale a seguito dell'infezione da Covid-19. Ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni di salute con un messaggio riportato dalla Repubblica: "Sono molto tranquillo, soprattutto per l'assistenza che sto ricevendo. Ho fatto i complimenti al primario Punzi e alla sua equipe medica." Andiamo ad ascoltare l'augurio del primo cittadino napoletano Luigi De Magistris. Auguro, nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione, per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli. L'ASLA di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento sulla situazione pandemica sul nostro territorio, che certifica 89 nuove persone positive. Nell'ultimo bollettino si indicano anche 133 persone guarite ed 8 deceduti, che fanno scendere di 52 gli attuali positivi su tutta la provincia. I tamponi processati sono stati 1.616 per un tasso di positività pari al 5,5%, restando pressoché invariato rispetto alle 24 ore precedenti. La città con il maggior numero di contagi e Maddaloni con 279, seguita da Mondragone con 187 e Caserta con 170.
Un brutto Napoli crolla al Bentegodi di Verona 3-1 contro la formazione di Juric. Inutile il vantaggio partenopeo firmato dopo appena 8 secondi da Lozano, che sfrutta al meglio un errore di Di Marco. In copertura gli scaligeri, quindi di Juric, reagiscono e trovano il pareggio con lo stesso Di Marco. Nella ripresa gli azzurri cedono definitivamente il passo. Prima Barak e poi Zaccagni, obiettivo di mercato del Napoli, siglano il 3-1 finale. Sconfitta pesante per il Napoli dopo quella in Supercoppa. Napoli che adesso resta ancorato in classifica a quota 34 punti, anche se con la partita da recuperare a Torino contro la Juventus. Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta partenopea a seguito di Hellas-Napoli ai microfoni di Sky. Oggi abbiamo mantenuto il piano partita solo nella prima frazione, quando abbiamo giocato in verticale. Dovevamo chiudere la gara subito grazie alle occasioni avute. Oggi ho anche colpe io. Nel secondo tempo abbiamo perso le distanze e le misure. Abbiamo concesso al Verona spazi e gioco fisico, che è la sua forza. Ci manca continuità nei 90 minuti. Questa cosa va assolutamente migliorata. Lozano sta facendo bene da tempo nell'uno contro uno imprendibile, ma conta quello che fa la squadra. Insigne è contento che la gente si avvicina al proprio capitano, ha bisogno dell'affetto di tutti. Ora bisogna ripartire e fare le cose per bene, ha così commentato il tecnico del Napoli a fine partita. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.